Nel nostro appuntamento consueto con il pre-partita del basket, con l'incontro con i protagonisti dell'Air Basket Termoli, che sono secondo in classifica dietro un Vasto che sta andando forte, però anche l'Air Termoli non scherza. E abbiamo con noi un giovane, Antonio Canistro. Io nell'ultima partita casalinga, facendo le pagelle, ho scritto: Antonio Canistro ha fatto un canistro di gol, di canestri, volevo dire, per fare il gioco di parole col tuo cognome, perché davvero ci ha impressionati in quella partita, ma non solo in quella, anche in quelle precedenti, però in quella partita ci ha impressionato. Davvero sei un talento ancora un po' troppo nascosto? No, penso che stiamo andando bene alla fine tutti quanti di squadra, poi abbiamo allungato la squadra nel mercato di gennaio, e quindi adesso riusciamo ad essere più profondi anche con squadre ad alta classifica, riusciamo a comunque a mettere pressione difensivamente in maniera più, diciamo, più costante rispetto a prima. Senti, mi sembra di aver intuito che nelle ultime fasi di questa fase, la regular season, adesso poi ci sarà la fase orologio, ecco, in queste ultime partite, partendo dal Magic Chieti, mi sembra di aver visto una squadra che magari all'inizio li lascia anche un po' sfogare gli avversari, poi negli ultimi, diciamo, quarti della partita, voi affondate il coltello, tra virgolette, nel fianco, e quindi poi li stendete. Magic Chieti è rimasto scioccato dalla vostra, perché poi, se ricordiamo, che la domenica dopo è andato a vincere a Vasto, quindi questo dà la dimensione di quello che avete combinato, insomma. Certo. No, ma infatti, come ho detto poco fa, comunque, essendo una squadra molto lunga, magari le altre squadre hanno un quintetto comunque forte, però essendo lunghi riusciamo magari a affondare quando le altre squadre mettono in campo ragazzi della panchina, o comunque persone che magari sono un po' meno preparate rispetto ai 5 titolari. Quindi... Senti, quanto conta avere un mister come il vostro, appunto, Marinelli, che davvero mi sembra, poi anche tra l'altro le altre volte vedevo i miei coach tutti non arrabbiati, però grinto. Lui, con la sua tranquillità, magari anche a bordo campo, riesce comunque a trasmettere quello che vuole farvi avere in voi in corpo. No, certo, riusciamo sempre a dare il meglio di noi, comunque in ogni caso ci viene dato il modo di farci valere, di entrare in partita. Comunque siamo una squadra abbastanza giovane, quindi abbiamo bisogno anche di giocare di minuti per dimostrare, appunto, quello che possiamo fare. Gigi ci dà questa possibilità e non siamo molto grati. Adesso domenica arriva questa Roseto Academy, e che poi, dopodiché, ci sarà lo scontro, quello, diciamo, che magari non riuscirà a farvi ritornare primi in classifica, perché i punti sono 4. Sì. Però... No, sicuramente questa è una gara che all'andata ci ha dato molto fastidio, nel senso che eravamo in 6, cioè, giocatori con gli under, e quindi siamo riusciti a spuntarla in casa loro, però comunque siamo una squadra di giovani molto bravi che riescono a segnare, quindi comunque dobbiamo stare attenti e non sottovalutarli. Antonio, se poi uno calcola certe cose, no? Se il Magic Chieti, al quale voi le avete proprio distrutti psicologicamente, sì, sul campo, sono andati a vincere a Vasto, perché non può andare a vincere anche l'Air Basket? Potrebbe essere una delle altre. Uno stimolo, cioè, perché magari il pubblico che ti fa contro, e poi quello è anche, può essere uno stimolo positivo, insomma, questo Vasto. Certamente. Quindi io penso che il Vasto non debba comunque dormire sonni tranquilli quando verrà. No, certo, ci faremo valere sicuramente. Appunto. Come l'andata anche. Bene, ti trovi bene con tutto? Sei venuto quest'anno qui a Termoli? Da dove provieni tu? L'anno scorso giocavo a Milano, però sono di Foggia. Non è una colpa, comunque, essere di Foggia e giocare a Milano, anzi. No. quindi hai giocato anche a livelli abbastanza, diciamo, no, certo, di fatto ambiente diverso. Però, sì. Quindi, però ti trovi bene qui a Termoli? Sì, sì, assolutamente, sia con la squadra, sia con la solidità, anche con l'allenatore. Sì. Sei anche vicino di più a Foggia, insomma, sì, se vogliamo. Esatto. Va bene, Antonio, noi ci auguriamo che tu possa fare ancora tanti canistri, come il tuo cognome, canestri, in dialetto canistri.
Bene, in bocca al lupo e speriamo che domenica ci sarà questa ennesima partita positiva per prepararsi al meglio per quello che sarà poi la domenica successiva. Grazie, certo. Antonio, in bocca al lupo. Certo.